Nel cuore della operosa Pontedera, in via Vittorio Veneto, si trova il Caffè degli Artisti, un simpatico ed accogliente bar che, oltre a svolgere le normali attività commerciali, concede spazi ad artisti e crea situazioni musicali davvero interessanti, incontri letterari, incontri culturali, ma soprattutto mostre di pittura. Le immagini che vediamo si riferiscono all'iniziativa del momento. Queste sono opere del pittore Stefano Carlo Vecoli. Le opere potranno essere visitate fino al 26 gennaio 2013. Piacevole e molto apprezzata la disposizione delle opere a diretto contatto con i visitatori, ma anche con gli avventori del bar, che si trovano a mangiare o a prendersi un tè circondati da pitture di Stefano Vecoli. Ed ora incontriamo l'artista. Stefano Carlo Vecoli, parliamo di questa mostra. A che periodo si rifanno le opere? Allora, tutte queste opere si rifanno più o meno al periodo 2000-2012, è il terzo millennio, per cui sono un periodo abbastanza lungo in cui mi sono cimentato con la pittura e in cui ho cercato di tirar fuori qualcosa che mi fosse congeniale, fosse anche un po' originale, di alcune tematiche, dalle donne alla Toscana, a un mondo fantastico che credo possono avere un po' tutti dentro. Cerchiamo di aiutare i nostri telespettatori a capire anche un po' le sue opere. Come potremmo definirle da un punto di vista artistico? Allora, la definizione può essere quella sicuramente di un mondo fantastico. La mostra si intitola Presenze immaginarie, come mai? Perché in fondo sono presenze che uno ha dentro di sé e le tira fuori. Il mondo può essere quello delle donne, può essere quello della Toscana, può essere anche quello un mondo molto fantastico, quasi delle reminiscenze infantili, delle favole, dei miti, dei folletti, delle streghe, dei mondi marini, visto che sono di Viareggio. Ecco, è un po' tutto questo mondo che ruota nella mente, nelle emozioni, e cerco di star fuori. E diciamo che tra tutte queste figure ci sono molte figure di donne, e poi c'è una figura in particolare che ho denominato Verelina, mescolando il nome di Venere e il nome della velina, perché in fondo in questi ultimi anni, soprattutto televisivi, la donna è stata rappresentata in un certo modo, con certe forme anche molto esasperate, molto esagerate, e quindi la nuova Venere è questa velina, e che ho rappresentato in un certo modo in alcuni quadri, e che rappresentata un po' con ironia, un po' con affetto e un po' cercando di far meditare anche le persone che guardano questi quadri. Maestro, come si è avvicinato alla pittura? Allora, mi sono avvicinato perché sicuramente fin da bambino avevo disegnato e dipinto, però certamente in modo infantile. Poi gli studi di architettura naturalmente mi hanno portato a un tipo di disegno molto tecnico, molto preciso, diverso dal disegno libero, dal disegno pittorico. Dopodiché mi sono riavvicinato una quindicina di anni fa al mondo della pittura attraverso un amico che è anche stato, mi ha insegnato le prime cose di pittura, che è Giorgio Michetti, un grande pittore, e a quel punto mi sono sempre più dedicato alla parte pittorica. E perché uno dipinge? Perché indubbiamente è un mezzo espressivo molto bello, molto rilassante, anche molto appagante, di tirar fuori se stessi, tirar fuori le proprie emozioni o gli oggetti, le cose, le storie che ci danno emozioni, e rifarle vivere dentro dei colori e delle forme. Ringraziamo il maestro, terminiamo il servizio come nostra consuetudine. Vi diamo il sito di riferimento dell'artista, in questo caso è www.stefanocarlovecoli.it.